Grazie Giancarlo, per me è un grande onore, una grande emozione essere qui in questo congresso a rappresentare la Lega Lombarda. Credo che siamo sopravvissuti a un momento assolutamente difficile, sopravvissuti grazie alla linea che il nostro segretario federale ha saputo dettare, che ci ha permesso di arrivare ad un risultato che forse in pochi credevano, ossia il 6% a livello nazionale alle elezioni europee. E siamo diventati il quarto partito più votato in questo paese. Quindi questa è stata, a mio avviso, la prima arma vincente che ci ha permesso di raggiungere un risultato lusinghiero. E l'altra arma vincente è indiscutibilmente quella della nostra base, dei nostri militanti, grazie al cui lavoro siamo riusciti, come ricordato prima, a raccogliere oltre 570.000 firme per ciascuno dei cinque quesiti referendari. Quindi noi ci siamo battuti su battaglie concrete contro questa Europa dei burocrati, contro questa moneta, l'euro, che è indiscutibilmente una moneta che ci ha fatto perdere potere d'acquisto, che ha penalizzato le nostre imprese, che ha aumentato quella che già era una crisi grave di suo. E che assolutamente ha penalizzato il mondo del lavoro. Non per caso, infatti, siamo arrivati ad avere una disoccupazione del 13% a livello generale e del 43% a livello giovanile. Ma qui siamo oggi, in questo congresso, che è un congresso programmatico, dove sono stati chiariti tanti aspetti. Il primo, e mi fa veramente piacere, è stato quello di capire, di confermare che cos'è la Lega, ossia una fantastica comunità di militanti. In Lombardia siamo oltre 640 sezioni, oltre 8.000 militanti, ai quali si aggiungono i nostri amministratori, i nostri sindaci, i nostri assessori, i nostri consiglieri comunali, che lavorano sul territorio per lo più a titolo gratuito, solo ed esclusivamente con uno scopo, con un fine, quello di fare il bene del nostro territorio. Quindi è bene rimarcare questa nostra forte identità. È bene rimarcarla, come abbiamo fatto qui oggi, con l'approvazione di questo nuovo statuto, che sgombrerà il campo da qualsiasi equivoco, semmai ve ne fossero stati, anche perché io credo che qui nessuno in questa sala abbia mai pensato di mettere in discussione quello che è l'articolo 1, ossia la base fondante, l'essenza di quello che è il nostro movimento. Quindi ben venga questo congresso, ben venga per fare chiarezza. Anche perché credo che in tanti ci siamo domandati durante questi mesi, dopo aver eletto un nuovo segretario federale, se fosse normale che alcuni di noi utilizzassero i giornali non per lanciare quella che è la linea del movimento in un momento difficile, ma per contrastarla, magari giocando allo sfascio. Io credo che questo non sia normale, credo che questo debba essere chiarito come è stato fatto qui oggi. E sono più che mai sicuro che questi messaggi di unità che sono arrivati qui oggi debbano poi essere confermati nel breve termine con dei fatti e dei fatti concreti. Io ho ragione di pensare che qui, con questo congresso che è programmatico e tematico, sia un nuovo punto di partenza. Sono stati sviscerati tanti temi, tante sono le proposte che ci sono giunte dalle assemblee provinciali, tanti temi. Per quanto riguarda il fisco, tante proposte, a partire da quella dall'aliquota unica, ovviamente rimodellata sulla base delle detrazioni familiari, come quella dell'abolizione degli studi di settore, ma aggiungo io, anche di tanti altri adempimenti inutili che sono a carico delle nostre imprese. Mi viene in mente ad esempio lo spesometro. Come magari si dovrebbero abolire, a mio modesto avviso, anche gli acconti d'imposta, unico paese, credo, in Europa, che prevede il 103% di acconto di imposta per i redditi che non sono ancora stati realizzati. Quindi tante, tante proposte sul fisco, tante proposte sul lavoro, a partire dalla legge Fornero che fortunatamente verrà abolita grazie al nostro referendum, passando poi a un'equiparazione che trovo assolutamente, necessaria tra il lavoro pubblico e il lavoro privato, passando poi a riproporre quello che è un nostro cavallo di battaglia storico, ossia quello delle gabbie salariali, e quindi rimodellare le retribuzioni a seconda del reale costo della vita. Quindi
quindi tante proposte anche che riguardano gli enti locali, con la cancellazione del patto di stabilità interno e col pagamento integrale dei debiti della pubblica amministrazione. Quindi tante, tante proposte che possono essere una base programmatica di ulteriore slancio per questo nostro movimento che ha trovato nuova linfa grazie al nostro neo segretario federale e alla linea che ha saputo dare in questi pochissimi mesi di segreteria. Altre tematiche poi sono state toccate in maniera puntuale, come quella delle riforme, e io faccio mie le preoccupazioni di Massimo Serratori per quanto riguarda il destino delle province. Secondo me dovremmo sottolineare con forza che noi siamo sempre stati contro questa riforma che getterà la nostra gente nel caos e che produrrà solo ed esclusivamente dei disservizi ai nostri cittadini. Quindi io sono convinto che questa riforma è una riforma assolutamente sbagliata, così come è una riforma sbagliata quella del titolo quinto, ossia quella che di fatto tenderà a limitare quelli che sono i poteri delle regioni. Penso che dobbiamo dirlo con chiarezza, dobbiamo dirlo con forza, forti della nostra identità, orgogliosi del nostro lavoro, orgogliosi della nostra organizzazione, orgogliosi del nostro segretario federale ed orgogliosi soprattutto della nostra base, che è la nostra militanza, la nostra forza, è l'elemento caratterizzante che tutti ci invidiano. Quindi, detto questo, vediamo che c'è un quadro politico assolutamente caotico, un quadro politico che è in decomposizione. Io credo che Renzi non potrà andare avanti in eterno, come ha fatto in questi mesi, a promettere e poi a non far nulla. Vediamo dall'altra parte che Berlusconi è ormai sul finire della sua carriera politica. Il nuovo centrodestra, non lo prendiamo più neanche in considerazione, in quanto Alfano stesso ha tradito se stesso e tutto il lavoro che ha fatto, e quindi questo è un partito che è nato morto. Vediamo il Movimento 5 Stelle che non ha ancora capito cos'è, non ha ancora capito cosa vuole. E oltre a essersi messi d'accordo tutti sul vaffanculo generale, si sono trovati d'accordo solo su una cosa, ossia quella dell'abolizione del reato di clandestinità. Quindi anche da lì non avverrà assolutamente, assolutamente nulla. Dalle altre parti vediamo che Scelta Civica è passata dal 10% allo 0, e quindi in questo quadro, che è assolutamente positivo per noi, troviamo una Lega assolutamente in salute, con una guida forte, con tante idee e tante proposte che aspettano solo di essere comunicate alla nostra gente tramite la nostra militanza. Quindi io sono convinto che anche nei mesi prossimi ci saranno tante soddisfazioni, arriveranno tante soddisfazioni. L'importante è mantenere un movimento unito, unito attorno al nostro segretario federale, che sono sicuro sarà in grado di compiere questa impresa che è assolutamente non semplice, che è un'impresa titanica. In questi mesi ha dato prova di capacità, ha dato prova di essere la persona giusta, al posto giusto, alla guida di questo movimento. Quindi grazie a tutti, viva la Lombardia, grazie Matteo e viva la Lega!